Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo Suunto Race, ovvero il nuovo orologio medio di gamma di fascia Suunto che vi preannuncio può essere veramente un'alternativa anche economica ai soliti Garmin. Inizio subito parlandovi dell'aspetto che più mi è piaciuto di questo Suunto Race, ovvero il suo schermo AMOLED. Questo orologio presenta uno schermo da 1.43 pollici, uno schermo che sfrutta veramente bene gli spazi, infatti è molto grosso per le dimensioni in generale dell'orologio, uno schermo che vi assicuro ha una nitidezza dei colori veramente spettacolari. Arriva addirittura anche a 1000 nits come luminosità, quindi sotto il sole lo si vede senza nessun problema. Ma l'aspetto veramente bello sono proprio i colori. Vi assicuro che nel momento in cui andiamo soprattutto ad aprire le mappe, i colori fanno veramente la differenza, le si riesce a leggere molto bene, è molto bello esteticamente, in generale anche tutti i grafici che poi andiamo a vedere che Suunto ha implementato si leggono veramente molto bene. Devo dire che con lo schermo AMOLED questo Suunto ha fatto un passo in avanti non indifferente. Ma non solo gli schermi AMOLED, perché mi è piaciuta molto anche la sua costruzione. Molto semplice, minimal, l'usabilità è garantita da tre tasti, di cui uno, la ghiera centrale, veramente molto ben pensata perché ci permette di poter scrollare tra i menu molto velocemente. E quello superiore serve invece per andare direttamente alle attività per poi avviarla e andare a correre, a camminare, a fare attività che dobbiamo fare. Il pulsante inferiore invece ci serve nel momento in cui dobbiamo andare nelle impostazioni a cambiare una qualche impostazione dell'orologio. Ma non solo, perché volendo c'è anche lo schermo touch. Quindi diciamo che la combinazione tra tasti e schermo touch mi ha veramente soddisfatto. Soprattutto perché poi anche solo coi tasti lo si riesce a comandare benissimo, quindi nel caso in cui si dovessero utilizzare dei guanti non si hanno problemi. Per quanto riguarda i materiali, anche qui devo dire è fatto molto bene. Ne esistono due varianti. Uno con la parte esterna in titanio, che è questo che ho provato io, e uno con la parte esterna invece non in titanio, che costa meno ma comunque ha le stesse funzioni. Quello che cambia inoltre tra quello in titanio e non in titanio è che in quello in titanio ci sono 32 giga di memoria interna, mentre quello non in titanio 16. Questi giga di memoria interna servono per andare a implementare le mappe direttamente sull'orologio, ma non ci consentono di poter mettere su della musica, quindi servono solo per le mappe. Ma visto che vi ho accennato più volte di queste mappe, ve ne parlo subito. Mappe fatte bene, facilmente intuibili, mappe gratuitamente scaricabili dallo store di Suunto. Io le ho utilizzate davvero tanto facendo trekking, facendo trail, secondo me sono imprescindibili perché fa questo tipo di attività. Devo dire davvero fatte molto molto bene. Queste mappe sono ottime anche perché abbiamo un GPS doppia banda. Un GPS doppia banda che ci garantisce di poter avere una precisione assoluta. Davvero, soprattutto con la banda più performante, praticamente si nota la differenza se, esempio, camminiamo a sinistra o a destra di un marciapiede, quindi veramente una precisione perfetta. Quando andiamo sotto gli alberi non ha nessun problema, anche in montagna vicino a zone rocciose non ho avuto nessun problema. Devo dire che a livello di GPS è davvero molto molto bene, ma in generale diciamo che il 99% dei sensori mi sono piaciuti. Lui ha all'interno anche l'HRV fatto molto bene, riesce a calcolare molto bene la nostra variabilità cardiaca, riesce a calcolare molto bene anche il sensore di potenza quando andiamo a correre, per esempio. Quello che mi ha lasciato insoddisfatto è il sensore dei battiti cardiaci. Devo dire che rispetto a una fascia cardio i valori sono veramente discordanti. Cioè, pensate che con lui, facendo un trekking normale, a un certo punto mi dà che ero a 240 battiti, cioè praticamente impossibile. Devo dire che io mi sono trovato particolarmente male, però prendete questa informazione un po' con le pinze, nel senso che, come sappiamo, può variare da persona a persona in base alla grandezza delle nostre vene, in base al colore della nostra pelle, in base se abbiamo dei peli o non abbiamo dei peli. Diciamo che la funzionalità del sensore ottico varia molto da persona a persona. Altro aspetto che mi è piaciuto molto è tutta l'interfaccia grafica. Devo dire che dal vertical che ho provato qualche mese fa c'è stata davvero una bella evoluzione. Un'interfaccia grafica molto semplice, molto intuitiva, un'interfaccia grafica ridisegnata completamente anche in tutto quello che sono i grafici, anche nei menu completamente rifatta, molto più semplice da utilizzare. Devo dire che anche in questo mese che ho avuto modo di provare questo Suunto Race ho ricevuto due aggiornamenti
che mi hanno fatto capire quanto Sunto stia anche investendo lato software per andare a migliorare sempre di più questo race e probabilmente anche il vertical. Nota non da poco poi è che sono andati a cambiare tutto quello che è lo studio dei dati, perché se prima Sunto si affidava, diciamo, a un partner terzo per l'analisi completa dei dati, da oggi Sunto con questo race analizza internamente tutti i dati, quindi tutto quello che viene catturato dall'orologio è studiato con degli algoritmi oggi di casa Sunto e devo dire che si nota la differenza. Abbiamo dei grafici molto più curati, abbiamo delle previsioni molto più dettagliate, abbiamo tutta una parte proprio di implementazione dello studio dei dati catturati dall'orologio veramente perfetta. Nota naturalmente da considerare è che per avere uno studio dei dati perfetto bisogna tenere sull'orologio praticamente 24 ore su 24. Se andiamo a mettere sull'orologio solamente nel momento in cui andiamo a fare attività fisica, ecco che lì diciamo che i dati non saranno così precisi, perché proprio lui al monitoraggio 24 ore su 24 dei battiti, al monitoraggio 24 su 24 dell'HRV e via dicendo. Quindi diciamo che se volete dei dati veramente precisi dovete tenerlo al polso tutto il giorno, tutti i giorni. Ma tenerlo al polso tutti i giorni non sarà un problema, perché come orologio ha la giusta dimensione, davvero non è enorme come possono essere altri orologi, difficili da portare e tenere la notte. È leggero, davvero vi assicuro che lo si può utilizzare anche come orologio casual, utilizzando tutti i giorni senza nessun problema. Un orologio che tenerlo su anche di notte non darà fastidio. A livello di batteria, lui dura sulle 40 ore con tutti i sensori attivi quando andiamo a fare un'attività. Possiamo allungare la sua durata fino alle 120 ore nel momento in cui andiamo a diminuire la precisione del GPS, andiamo a diminuire quello che è la rilevazione del battito. Quindi diciamo che in base anche al tipo di attività che dobbiamo fare, lui può andare a modulare anche la sua batteria. Io personalmente, facendo magari delle uscite da 4-5 ore al giorno, mi sono trovato a doverlo caricare ogni 4-5 giorni. Secondo me comunque ci sta, è un ottimo compromesso per avere anche un orologio piccolo e che non dia fastidio come dimensioni e peso. Dunque, arrivando alle conclusioni, partiamo dai prezzi: 449 euro la versione base, 549 questa in titanio. Ve lo consiglio? Assolutamente sì. Lui va in diretta concorrenza con la serie Forerunner, quindi se andiamo a prendere più o meno le stesse specifiche troviamo il 965 di Garmin e il 965 viene venduto sui 650 euro, 600 euro. Quindi molto di più come prezzo rispetto a questo Sunto. E che dire, se state cercando un orologio abbastanza tuttofare, con anche le mappe per tutto quello che riguarda trekking, trail o comunque andare in montagna, lui secondo me è davvero un'ottima alternativa se volete spendere meno ma non sacrificare tutta l'analisi di dati e la sicurezza anche di avere le mappe. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!